Wewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il duetto. Fucile d'assalto steampunk, fucile d'assalto che infligge danni ingenti, ottimo per il fuoco sostenuto grazie alla cadenza di tiro lenta e al caricatore capiente. Poco preciso se spara in movimento. Parto già col dirvi ragazzi che sul duetto ho preferito di gran lunga, diciamo, sacrificare una perk di danno critico, come avrete già ben visto, con una perk di cadenza di tiro, in quanto quest'arma spara veramente, veramente lenta, ha un caricatore molto, molto capiente, e difatti diciamo che consumare tutto il caricatore con la cadenza di tiro originale risulta parecchio difficoltoso, no? Quindi sacrifico una perk di danno critico per aumentare, diciamo, la velocità con cui l'arma spara e renderla leggermente più versatile. Perché dico leggermente più versatile? Perché di per sé, diciamo che quest'arma va bene utilizzarla contro tanti zombie, va bene utilizzarla contro i bersagli singoli, ma per nessuna di queste due situazioni risulta essere l'arma più ottimale. E attenzione a questa frase. Il duetto si contraddistingue molto anche per la sua perk finale, ovvero che quando il proiettile va a segno si frantuma in frammenti che infliggono il 40% dei danni in un cono dietro il bersaglio. Ha una cooldown di 1,5 secondi, quindi prestate bene attenzione anche a questo particolare. Di per sé, quando l'ultima perk abbiamo modo di notarla, diciamo che appunto si nota che entra l'effetto del danno del cono, però alla gran lunga non è una perk che ci permette di, diciamo, sopravvivere, sterminare tanti zombie, no? Eccetera eccetera. Allora ragazzi, come avrete già ben notato, sul mio duetto non ho messo la velocità di ricarica, seppur comunque ha un tempo di ricarica abbastanza elevato. Non vi preoccupate, perché dopo vi faccio vedere la versione con una velocità di ricarica ma senza cadenza di tiro, che personalmente non è mia, ma adesso vi spiego un po' perché ho deciso di lasciare la dimensione del caricatore. Essendo comunque un'arma anche con la cadenza di tiro, comunque diciamo che spara abbastanza lenta, no? Paragoniamola per esempio al Terminator, dove spara il doppio più veloce. Con un'arma del genere, comunque anche con la cadenza di tiro, e lo ribadisco, finire tutto il caricatore, beh, non sarà sempre possibile ragazzi, vi ritroverete praticamente quasi sempre a ricaricare magari con 10-12 colpi, 15-20-30 colpi, no? Quindi come toglierci questo vizio? Ovviamente andando a sviluppare una build che incrementa i danni più noi spariamo, vale a dire Crackshot e vale a dire Genesi Tempesta di Proiettili. Come primario ovviamente cerco sempre di boostare il danno critico, però la build a questo giro l'abbiamo sviluppata così. Mentre il discorso secondo me si fa molto differente con un duetto senza cadenza di tiro. Vale a dire che con un'arma del genere e un personaggio, per esempio Genesi Rex, che ogni tot tempo aggiunge la salute attuale al prossimo colpo d'arma a distanza, beh, diciamo che funzionano un po' in combinazione, sono perfetti l'uno per l'altro, in quanto comunque spara molto molto lenta e ogni colpo avremo la perk di Genesi Rex praticamente nel colpo, no? Non so se mi sono spiegato bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Però ecco ragazzi, quando poi utilizziamo veramente un'arma del genere che spara così lenta e abbiamo 1000 abietti davanti a noi, e a maggior ragione poi magari siamo col ninja, non siamo con una propria build per giocare con gli assalti, no? Però è un dato di fatto che prima o poi vi ritroverete in mano con un duetto a dover sparare anche con un ninja, cioè prima o poi succederà. Quindi se vogliamo rendere quest'arma non tanto utilizzabile da tutti, ma quanto leggermente più sfruttabile da qualsiasi build, possiamo optare appunto per, come vi dicevo prima, la cadenza di tiro, dimensione caricatore, piuttosto che comunque la velocità di ricarica, ma la parte secondo me fondamentale è appunto la cadenza di tiro. Poi ragazzi, ognuno ha le sue preferenze, ognuno ha i suoi gusti, come giusto che sia, è giusto sperimentare anche build differenti, e il duetto è bello proprio per questo, è possibile sfruttarlo in moltissime situazioni differenti tra loro. Ci tengo a precisare che comunque non è un'arma che mi piace particolarmente, non è un'arma che vado a craftarmi molto molto spesso, però ho visto molte molte volte persone rimanere sbalordite appena provavano questo progetto per appunto la velocità con cui sparavano, essendo che magari sì, i più piccolini non sanno cosa bene faccia la cadenza di tiro e magari non tutti hanno al momento le perk per sperimentare questi cambiamenti. Beh ragazzi, non preoccupatevi che comunque ci pensa Chino come al solito. Ecco, come potete notare, questo particolare duetto non possiede la cadenza di tiro, quindi cosa possiamo notare a
primo impatto, ovviamente l'arma spara molto molto più lenta, è molto più difficile colpire tanti abietti, ma immaginatevi anche uccidere uno smasher che sta caricando la vostra base con questa velocità. Dai ragazzi, parliamoci chiaro, sarà impossibile, no? Chiaramente utilizzando un grido di guerra possiamo sempre boostare la nostra cadenza di tiro, questo è un dettaglio comunque che non è da trascurare ragazzi, anche perché ormai esistono build praticamente con i gridi di guerra infiniti, o quasi, però ricordiamoci che non siamo sempre con un soldato, quindi il duetto sinceramente non è un'arma che prediligo utilizzare con una build appunto incentrata sugli assalti. Se proprio entro con mazza assalto urbano, insomma, so che posso contare su tantissime altre armi. Stessa cosa con un soldato tipo Jonesy Tempesta di Proiettili, Crackshot. Quindi di conseguenza ho deciso di proporre questa arma da utilizzare un po' qua e là con qualsiasi build io sia. E niente ragazzi, questo era tutto per il video del duetto. Io spero come al solito di esservi stato abbastanza utile, spero soprattutto di aver fatto un video abbastanza chiaro per tutti. Non è sbagliato secondo me optare per il doppio danno critico e il livello critico, quindi senza la cadenza di tiro, semplicemente dovrete stare un po' più attenti mentre utilizzate l'arma. E d'altra parte non è neanche sbagliato sacrificare una perk di danno critico per aumentare appunto la cadenza di tiro, è molto situazionale. Ovviamente poi non è che siamo costretti a utilizzare quest'arma in una zona al 250, no ragazzi? Ricordiamoci che esistono anche zone intermedie, per fortuna. E questo è quanto. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo foste. Se volete supportare comunque la crescita di esso, potete inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E noi, ragazzi, ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!